Presentazione ufficiale per la prima edizione di Marche Storie, racconti e tradizioni dai borghi in festa che si svolgerà dal 2 al 19 settembre attraverso spettacoli e il coinvolgimento di gran parte del territorio marchigiano. La splendida cornice naturale dell'Abbadia di Fiastra, location della presentazione, è stato il concreto esempio di quello che la nostra regione può offrire e per il presidente Acquaroli Marche Storie può rappresentare proprio una regione in festa. La festa di un patrimonio che noi abbiamo e che vogliamo mettere in rete, vogliamo valorizzare, vogliamo costruire intorno a questo patrimonio un'opportunità che nasce dalla consapevolezza e che però può veramente essere un valore aggiunto dal punto di vista turistico, ma non solo dal punto di vista turistico, perché riteniamo che insieme al turismo possa crescere il valore aggiunto della nostra manifattura, del nostro artigianato, della nostra enogastronomia, che ha raggiunto livelli e valori altissimi, ma che non li vede riconosciuti perché a livello di marketing soffriamo. Allora il borgo e la regione Marche in particolare, può essere in questo caso veramente un strumento per valorizzarlo in Italia, all'Europa, in tutto il mondo. Un festival dei borghi, dunque, come sottolinea Giorgia Latini, assessore alla cultura. Ecco, questo festival è la prima azione concreta per diciamo appunto mettere alla luce le bellezze culturali di questi territori. Quindi Marche Storie si chiama questo festival proprio per indicare ma che storie bellissime ci sono nella nostra regione e in questi piccoli luoghi che magari neanche noi marchigiani conosciamo. Quindi la regione vuole fungere da unica cabina di regia per sostenere tanti registi dei territori che metteranno in scena queste storie, leggende, miti, tradizioni. Ecco, questo è quello che vogliamo fare per sostenere questi territori attraverso una comunicazione regionale, perché sappiamo che questi piccoli luoghi da soli non potrebbero sostenere una comunicazione che va oltre i confini regionali. La direzione artistica è affidata ad un duo, Alberto Tosofei e il marchigiano doc Paolo Notari. Noi vogliamo che in quei giorni i borghi si accendano, i borghi che abbiamo scelto devono stare accesi, devono avere la porta della chiesa aperta, devono avere la porta del museo aperto perché abbiamo una marea di arte dentro i luoghi, devono avere il ristorante aperto fino a tardi, devono avere una bancarella dove si possono comprare i prodotti tipici. Almeno quelle 3 settimane noi abbiamo bisogno che chi viene nelle Marche trova una regione aperta, trova i borghi aperti e poi raccontare delle storie. Oggi le grandi storie si possono trovare su internet, la storia dei romani, della Sicilia, di Venezia, la trovi ovunque. Nei borghi tu vai a cercare una storia che è una storia che trovi solo lì perché te la deve raccontare il vecchietto. E allora noi vogliamo che si raccontino delle storie. E il turista non si deve portare via un bel paesaggio perché lo trova anche in Toscana, lo trova in Puglia, lo trova ovunque. E anche nelle Marche, naturalmente. Non si deve portare via l'arte perché la trova ovunque, si deve portare via una storia da raccontare. Notari sarà anche il protagonista e ovviamente il conduttore delle 6 serate di Marche Storie Show tra luglio e agosto, con spettacoli nelle principali piazze di Ascoli Piceno, Fermo, Senigallia, Macerata, Fano e Civitanova Marche. Il progetto Marche Storie, che vede nella sua grafica una splendida illustrazione realizzata da Rebecca Lisotta, vede anche la collaborazione di AMAT e Fondazione Marche Cultura. 56 comuni delle Marche, 56 borghi che diventano un palcoscenico enorme che dalle 18 alle 24, dal giovedì alla domenica, animeranno, si animeranno e soprattutto schiuderanno i loro tesori ai tanti turisti e cittadini marchigiani che vorranno andare ad incontrarli. Davvero un'esperienza unica anche per la vastità e per la ricchezza. Sono quasi 1.000 i professionisti dello spettacolo dal vivo che sono coinvolti, quindi davvero una grande officina, un grande cantiere per mostrare queste Marche che non sono mai valorizzate quanto dovrebbero per la bellezza incredibile che contengono sicuramente. Questa è la prima edizione di un festival che si rinnoverà negli anni, almeno per tutto il periodo del mandato di questa amministrazione, mi auguro davvero oltre. E quindi occorrerà organizzare una comunicazione strutturata che avrà un suo sito
e che mi auguro sia nel tempo, diventi nel tempo un presidio fisso di rappresentazione delle manifestazioni che si svolgono in tutti i borghi, non soltanto quelli che oggi sono selezionati e partecipano alla prima edizione di Marche Storie, ma anche gli altri, quelli che nelle prossime edizioni parteciperanno. Quindi questo sito e questa comunicazione dovrà servire, a iniziare da oggi, a realizzare una sorta di brand, le marche dei borghi, che si doteranno, che saranno dotati di tutta una serie di strumenti e di funzioni di comunicazione che la Fondazione gestisce.